questa manifestazione nasce dal desiderio di far capire ai ragazzi che cosa sia la realtà. Noi abbiamo scelto come associazione questa tematica, lo stupro, che effettivamente per la politicamente corretto non viene discusso nelle varie situazioni, non solo scolastiche, istituzionali, anche perché parlare a volte di violenza e parlarne dicendo tutte le verità non è corretto secondo la società moderna. L'associazione è divisa in due parti. In una prima sessione ci sarà la parte politica, nel senso che avevo chiamato la Santelli perché potesse raccontarci com'era nata la proposta di legge, che poi è diventata legge sullo stalking, perché lei allora era nella commissione giustizia. Poi c'è la parte, diciamo, prettamente medica, e c'è l'interessamento quindi dell'università, e la professoressa Sicura parlerà proprio dell'impatto nella donna di questa violenza, o anche nell'uomo, perché la violenza non è che abbia sesso, abbia genere. E poi l'avvocato penalista ci dirà a livello legale. Però la parte politica che io tratterrò nasce proprio dal fatto, ci sarà anche la dottoressa Vanda Ferro, che poi politicamente ci dirà quali sono gli aspetti. L'aspetto politico che io tratto è proprio del politicamente corretto, perché in Europa non se ne parla dello stupro, perché non è possibile che la nazione passi poi per una nazione razzista. Per cui noi ci ritroviamo ad avere dei primati terribili in Svezia. Per esempio, la Svezia è il primato assoluto in Europa per stupri. Io mi occupo di psichiatria e quindi con il mio lavoro come attività ambulatoriale mi capita non di rado vedere persone o donne, anche ragazzi, che hanno subito violenza sessuale. E purtroppo è un tema che spesso è piuttosto nascosto, però che ha delle ricadute dal punto di vista psichiatrico, psicologico e psichiatrico non indifferenti, che spesso lasciano traccia per tutta la vita. Quindi se non trattato adeguatamente, il soggetto ne risentirà per sempre. Vabbè, la politica deve essere attenta a valori come quelli che oggi sono trattati in questo importante convegno promosso, organizzato dalla dottoressa Norma Lamy. Chiaramente la sensibilità nasce dal fatto che la conquista della donna in tutti i settori oggi è diventata concreta. Ci sono tanti passi ancora da fare, ma la coscienza ormai ha conquistato anche molti uomini, perché prima si pensava fosse un problema di rivendicazione delle donne e basta. Oggi anche gli uomini hanno capito che le conquiste civili e sociali delle donne, chiaramente quelle che la mettono, sia pure nei diversi ruoli, su un piano di pari dignità con l'uomo, ormai sono una cosa di fatto, anche se qua e là, anche e soprattutto nella nostra regione, ancora qualche gap per raggiungere questa. Diversi settori ancora sono da approfondire, perché abbiamo una storia e una cultura diversa, e quindi ogni parte d'Italia, ogni territorio, le conquiste le ha nei tempi in cui, per storia, per cultura, per mentalità, le popolazioni sono più propense o meno a aprirsi ai nuovi orizzonti. Sì, diciamo che il ruolo, sì, dell'avvocato può essere, l'avvocato può trovarsi a difendere sia la persona offesa, quella che ha subito, sia l'imputato, l'indagato, insomma, quello che è accusato di aver commesso un fatto del genere del quale parliamo oggi.
Sicuramente rispetto alla vittima mi sento di dire che è giusto che venga, che si denunzi, e sarebbe opportuno che chi denuncia fosse accompagnato da chi è specializzato, quindi da tecnici, e accompagnato in questa, mi rendo conto, essere un momento difficile, quello di ripercorrere eventualmente dei fatti che la persona offesa appunto ha subito, però è la cosa importante, quello della chiarezza e di rendere appunto i fatti e il ricordo preciso e coerente rispetto a quello che effettivamente è accaduto.